Comunità alloggio per anziani Armonia. Cosa ci distingue dagli altri? Il nostro, prima che un lavoro, è una passione. Il tema del Progettus Erasmus+ è l'educazione allo sviluppo permanente. Il suo titolo infatti è Per un mondo più verde lasciamo agire i bambini. Il partenariato che ha coinvolto la scuola dei Terrasini ha avuto inizio nel settembre 2015. Prendono parte all'Erasmus 6 paesi della comunità europea, l'Italia, la Spagna, la Grecia, la Polonia, la Lituania e la Francia. Gli insegnanti costruiscono un sapere ecologico comune per 2.800 alunni da 2 a 12 anni. Questo progetto innovativo favorisce lo sviluppo dell'identità europea di ogni nazione e apporta il suo contributo alla strategia Europa 2020. Permette ad ognuno di scoprire, di imparare a rispettare, di saper utilizzare e preservare le ricchezze della terra. Grazie al progetto c'è stata l'occasione di attuare degli scambi tra bambini e adulti all'interno della comunità europea. Le scuole di Terrasini sono iscritte al programma internazionale di educazione allo sviluppo permanente Eco Scuola. Il partenariato lavora su 6 temi: l'alimentazione, la biodiversità, la gestione dei rifiuti, l'energia e la solidarietà globale. Nella realizzazione dei prodotti gli alunni hanno acquisito valori imprenditoriali quali la fiducia in se stessi, la perseveranza, l'iniziativa, la creatività, il senso di responsabilità, l'autonomia e lo spirito di squadra. I bambini sono i principali attori di questo progetto, manifestando sempre molto interesse e curiosità e migliorando le loro competenze in inglese ed informatica. E inoltre aumentando le loro conoscenze sull'Unione Europea, diventano cittadini più responsabili, si preoccupano del futuro del pianeta, prendono inoltre coscienza di questa eredità che ci è stata tramandata e che dovranno a loro volta affidare alle generazioni future. Per quanto riguarda gli insegnanti, il loro coinvolgimento in ciascuna scuola è molto forte, così come gli alunni, anch'essi migliorano le loro competenze in inglese ed informatica, scoprono le culture di altri paesi europei ed altri sistemi educativi e completano la loro conoscenza dell'Unione Europea. Questa mattina ragazzi provenienti da tutta l'Europa sono stati ospiti degli alunni della Giovanni XXIII nel prestigioso e rappresentativo Palazzo Dumalle.